Il giorno in cui si trasferì in campagna fu molto duro. Girillò per un po' il giardino sentendosi ogni momento più sola. Non sola come in un appartamento di città dove ci si sente formicolare addosso alla vita degli altri, dove si è ingombrati da corpi, voci, rumori, odori altrui. Non solitaria per scelta, ma sola. In uno spazio più grande di quanti mi avessi immaginato sino ad allora, limitato da un bosco di querce da una parte e da una serie di colline dall'altra. Quel luogo era ormai suo e nessuno tranne lei era autorizzato ad invaderlo, nessuno. Non riusciva ad immaginare nulla, nulla di più opprimente. Laura seguiva gli ultimi lavori degli operai. Non sapeva chi fosse né come si chiamasse, ma lui si era presentato da solo. Era un suo vicino di casa, le aveva detto, abitava nel podere 2 chilometri più avanti. Lasciate fare a me, aveva soggiunto, spostando un grosso trave che lei stava tentando di togliere di mezzo. Laura era rimasta a guardarlo chino sotto il suo peso e solo più tardi si era interrogata sulla facilità con cui gli aveva permesso di entrare a far parte della sua vita. Che ne farete della terra? Gli aveva chiesto lui. La terra gli aveva detto. Non è fatta per riposare. Lui avrebbe lavorato con lei per un salario da convenirsi. Non le prometteva niente, ma non esigeva nemmeno tanto. Aveva bisogno solo di tempo e di pazienza. Ma in cambio lei doveva lasciarlo fare. Quel vecchio un po' la intimoriva, un po' le metteva allegria. Era rozzo e sgrammaticato, ma possedeva un'innata ancestrale conoscenza della terra che l'aveva sedotta, di lui si sarebbe potuto fidare. Dopo essersi presentato e quasi imposto, Leonida era scomparso. Da principio Laura non aveva dato peso alla cosa, poi aveva cominciato a sentirsi delusa. Si era irritata con se stessa. Le spiaceva di aver riposto la propria fiducia troppo precipitosamente. Leonida era ricomparso all'improvviso.